Il vocatore permette di allenare tutto il corpo, da glutei e gambe, alle braccia, addome e schiena. Con questa macchina eserciti fino all'84% dei tuoi muscoli. Questo vuol dire bruciare molte calorie. Pertanto, è ideale per una preparazione fisica completa, così come un complemento a un programma di perdita di peso. Fornisce un allenamento ideale, indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'altezza o dal livello di allenamento, quindi chiunque può utilizzarlo. Si tratta di un allenamento impatto zero sulle articolazioni, in quanto viene svolto da seduti, e questo significa che si evitano numerose lesioni rispetto ad altre macchine. Migliora anche la mobilità e aiuta a sviluppare una postura corretta. Non solo migliora la resistenza aerobica, ma anche il sistema polmonare, cardiaco e circolatorio. Ma migliora anche la resistenza anaerobica, aumentando la nostra capacità di fare uno sforzo molto intenso. Riducono anche lo stress, aumentando la quantità di endorfine rilasciate nel corpo. Come potete vedere, hanno numerosi vantaggi. Tuttavia, per scegliere la macchina che meglio si adatta alle vostre esigenze e obiettivi, dovete prendere in considerazione alcuni aspetti. Prima di tutto, dovrete scegliere quale resistenza è più adatta a quello che state cercando. Il vocatore può essere ad aria, idraulico o a resistenza magnetica. E nel caso, della resistenza ad aria, come vi abbiamo detto nel video del vocatore Nordic Track RX 800, consiste in una ventola cilindrica e nel momento in cui si tira la maniglia, la lama accanto ad essa inizia a ruotare, il che genera resistenza. Più forza usi nel movimento, più resistenza imprime la pagaia. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che fanno un po' più di rumore di altre resistenze. La resistenza idraulica è generata da un volano con alette, immerse in un serbatoio d'acqua. Quando si tira il manubrio, le ventole ruotano generando resistenza, dando una vera sensazione del tutto realistica. Questa resistenza è silenziosa e permette una pagaiata senza scatti, il che previene le lesioni. Si può anche regolare manualmente la resistenza, riempiendo il serbatoio con più o meno acqua. Il principale svantaggio è che richiedono più manutenzione rispetto a quelli ad aria o resistenza magnetica. Dovrete prestare particolare attenzione al serbatoio dell'acqua, in modo che non venga danneggiato dalla luce del sole o dallo sporco. D'altra parte, se il vostro vocatore ha una resistenza magnetica, questa verrà generata da magneti, ottenendo un esercizio costante, silenzioso e fluido. E in questo tipo di remoto? In questo tipo di vocatore, la resistenza è regolata dalla distanza tra i magneti e il volano. La resistenza è l'unica variabile da considerare quando si sceglie un vocatore? No! Anche i tipi di tiro dei vocatori sono una caratteristica da considerare. Ci sono diversi tipi di tiro con cui è possibile eseguire una varietà di esercizi diversi. Il vocatore a tiro centrale è il più comune, perché è il più facile da usare. Ha un solo tiro, cioè un solo manubrio con cui si tira all'indietro. Questo movimento non è guidato e permette di ottenere un ottimo allenamento cardio. Tuttavia, a differenza del tiro centrale, il vocatore a tiro incrociato ha due leve. Questo tiro è più realistico, ma la tecnica è un po' più complessa. Il movimento in questo caso è a croce, completamente o parzialmente guidato. Ricorda, se il tuo spazio è limitato, puoi sempre scegliere modelli pieghevoli e controlla sempre il peso massimo che possono sostenere, per garantire sicurezza e la vita utile del tuo vocatore. Infine, per tener traccia dei vostri progressi, avrete bisogno che la console vi fornisca dati come la durata dell'esercizio, il ritmo, le remate, il numero di calorie e così via. Queste informazioni e programmi variano a seconda del modello di vocatore, quindi prima di sceglierne uno è consigliabile prendere in considerazione le sue caratteristiche. Se hai ancora delle domande, puoi contattare il nostro team di professionisti e saremo felici di aiutarti.